la salute delle persone e il benessere degli animali, come scrive Sara Barbanera nel suo articolo sull'Informatore di questo mese. E queste sono le premesse di un'interessante campagna dal titolo Alleviamo la salute. Dopo 5 mesi ormai dall'inizio di questa campagna si tiene all'Istituto degli Innocenti un interessante convegno. Alleviamo la salute è l'ultimo dei tanti progetti di COP in merito alla tutela, alla garanzia per la sicurezza dei nostri soci, dei nostri clienti, dei cittadini tutti. È uno sforzo importante perché il problema dell'antibiotico resistenza non è un problema di sicurezza alimentare ma di salute pubblica. Sono le istituzioni che se ne occupano e se ne occuperanno, ma per quanto riguarda il pezzo che riguarda la veterinaria, l'uso degli antibiotici negli allevamenti, COP, le cooperative hanno voluto fare la loro parte ed è quello che ci ha portato a dove siamo adesso, cioè avere deciso di cambiare in maniera profonda il modo di allevare, migliorando le condizioni di vita degli animali, per, utilizzando prodotti diversi, oli essenziali piuttosto che altri elementi, per arrivare all'eliminazione dell'uso degli antibiotici. È un obiettivo ambizioso, ma ci stiamo riuscendo. Facciamo un breve bilancio di questi 4-5 mesi, come sta andando la campagna? Sta andando molto bene perché abbiamo in vendita già tutta la polleria, quella fresca, quella confezionata a marchio COP naturalmente, tutta allevata senza uso di antibiotici. E entro il mese di settembre, quindi questa è una novità rispetto ad oggi, anche tutti i polli della rosticceria, quelli cotti cioè, saranno allevati senza uso di antibiotici. Quindi una quantità importante di prodotti a disposizione dei soci e dei clienti che l'hanno capito e per fortuna acquistano con soddisfazione un prodotto unico nel suo genere e rispetto a tutte le altre catene distribuite. La cooperazione anche questa volta fa la differenza. Durante il convegno si è fatto un gran parlare di resistenza antimicrobica, ma di fatto cos'è la resistenza antimicrobica? La capacità dei microbi di sviluppare resistenza agli antibiotici. Questa è una resistenza, può essere naturale, diciamo congenita, ma quella più importante è quella acquisita, e la resistenza acquisita agli antibiotici è determinata dall'uso degli antibiotici, dall'entità dell'uso, sia appropriato che inappropriato. Che vuol dire? Che più antibiotici utilizziamo, più i microbi, che sono organismi semplici, unicellulari ma intelligenti, sviluppano la capacità di sopravvivere a quel veleno, a quell'antibiotico. È un problema mondiale, si stima che entro il 2030 avremo 10 milioni di morti per infezioni causate da germi multiresistenti. Dobbiamo darci rapidamente delle regole più restrittive. Dobbiamo usare gli antibiotici in modo più appropriato, sia nell'uomo sia nell'animale, e dobbiamo rispettare l'ambiente. Se noi non tuteliamo in modo serio la salute umana e animale, c'è un incrocio, uno scambio di resistenza a causa dell'uso degli antibiotici che ci porterà a un disastro. Quindi, però, se ho ben capito, gli antibiotici, oltre a essere quelli che noi prendiamo per le nostre malattie, sono quelli che prendiamo una volta che ingeriamo carne che ha avuto. E questo può succedere perché l'uso degli antibiotici è molto diffuso negli allevamenti animali, e tenete conto che la legislazione nel mondo non è uniforme. Noi abbiamo bandito l'Unione Europea l'uso degli antibiotici per uso animale, ma in altri paesi non c'è la stessa legislazione, neanche negli Stati Uniti. Il commercio è mondiale, lo scambio di alimenti è mondiale, e quindi il potenziale rischio di assumere, diciamo, cibo o di manipolare cibo come veicolo di potenziale resistenza è generale. Tra i relatori anche il professor Intorre, come si può salutare una campagna come questa? Una campagna che è veramente benvenuta, perché c'è fortissimo bisogno di comunicare su questi temi.
Numerosi dati, anche un'inchiesta che ha fatto l'EFSA, indicano che c'è un sufficiente livello di informazione su quello che è genericamente il problema dell'antibiotico resistenza, ma che invece il livello di informazione è più basso su quelli che sono effettivamente i rischi e le misure che sono state attuate per controllare questi rischi e rendere accettabili. Quindi è benvenuta la campagna, è benvenuto il prodotto che rappresenta la sintesi di quelle che sono i desiderata dei consumatori, delle autorità sanitarie, quindi mi sembra una saldatura perfetta fra questa di tutta la catena che utilizza alimenti di origine animale. È una campagna di straordinaria importanza e che dimostra una grande attenzione da parte di Coop alla salute delle persone, alla qualità di quello che si vende e di quello che si mette in commercio. Quindi l'iniziativa della Coop, che spinge sul settore della qualità della nostra alimentazione e tiene dentro la filiera produttori che accettano di fare un percorso in massima trasparenza e in collaborazione con le autorità sanitarie per garantire la migliore qualità delle carni, credo che sia un elemento di eccellenza di una catena che è molto attenta alla salute delle persone.